Beh, il festival è molto cresciuto. All'inizio era un'impresa quasi convincere i diplomatici alla formula del festival, perché in realtà ci sono festival di tante materie, ma sulla diplomazia questo è il primo. Poi piano piano hanno capito che è un'occasione di public diplomacy, un'occasione per raccontare che cosa fa la diplomazia, è un'occasione anche per ampliare il numero delle persone da raggiungere, e quindi non soltanto gli addetti ai lavori, ma anche gli universitari, anche gli accademici fuori, anche la gente comune che è interessata a questi temi, a discutere questi temi. Quindi è cresciuto, si è arricchito della partecipazione di tantissime ambasciate, oggi collaboriamo con circa 80 ambasciate, tantissimi ambasciatori sono relatori, ma soprattutto è cresciuto anche nella conoscenza del festival da parte dei paesi stranieri, che oggi ci mandano i loro delegati a partecipare ai nostri convegni. Quindi quest'anno avremo, in una occasione anche molto particolare perché unica finora, dei diplomatici che vengono dall'Iran e dei diplomatici che vengono dalla Arabia Saudita, che racconteranno agli studenti della Link University le loro versioni rispetto a quella che si definisce una guerra fredda nel mondo islamico. Vengono dall'Estonia, vengono dalla Lettonia, arrivano dalla Germania, comunque circa 30 paesi inviano i loro delegati e noi siamo più che felici di far tornare Roma per una settimana il centro della diplomazia. Intanto, cosa non bisogna buttare via? La competenza, l'esperienza, quelli che sono negoziati che avevano portato i paesi in una visione multilaterale a mettersi d'accordo sul clima, sul commercio internazionale, sulla libera circolazione delle persone, e quelli sono degli accordi importantissimi che oggi vengono messi in discussione. Quindi non rinunciare a quello e partire da quello per migliorare ancora di più quelle che possono essere le attività negoziali, diplomatiche, che evitano i conflitti e che soprattutto intervengono a creare le condizioni per migliorare la qualità della vita delle persone, lotta alle diseguaglianze e lotta a quello che può essere l'indifferenza nei riguardi dei problemi dei paesi in via di sviluppo, i paesi emergenti, e quindi in qualche modo prendere coscienza che ognuno di noi può fare qualcosa per migliorare questo mondo. L'Italia ha una storia, una scuola di diplomazia di altissimo livello. I diplomatici italiani ci vengono invidiati un po' ovunque, e quindi la funzione del Ministero degli Esteri è una funzione fondamentale. Se l'Italia non vuole perdere questo ruolo anche che ha avuto all'interno del Mediterraneo, è un ruolo fondamentale molte volte nelle missioni di pace, nella creazione delle condizioni in Africa o in altre parti del mondo per il dialogo. Quindi l'Italia può dare molto con il suo corpo diplomatico, ma soprattutto l'Italia può diventare un punto di riferimento per tantissime politiche inclusive e politiche che possono servire ad avvicinare quei paesi che hanno situazioni di contrasto e di conflitto.